Può dirci di chiamarla ministra o è troppo difficile? Allora, la Fedeli aveva due diplomi, uno da perito meccanico e un altro da assistente cuoca. Poi nel 2009 è uscita una legge che si poteva equiparare a una laurea di medicina vascolare. Ma lei non ha fatto domande. Tutto qui. Questo è tutto. Passiamo ad altro. Lei si è assunta la responsabilità come donna, come femminista, come sindacalista e anche come specializzata in biologia molecolare. Perché una volta ha trovato della muffa su un formaggio e ha approfondito. Poi nel 1990 poteva equipararla a una laurea, ma non l'ha fatto. Se ne è assunta le responsabilità. È una donna determinata. Non ha dato la colpa allo staff come fanno altri politici. Ma non è forse buona politica questa? Poteva dire che il suo staff sono una manica di stronzi, ma non l'ha detto. Perché la colpa è loro, ma non l'ha fatto. Basta, storia chiusa, chiudiamo, passiamo. Andiamo avanti, andiamo oltre. Può dirci di chiamarla ministra? Ma alla fine, cosa sta succedendo nell'università italiana? La Fedeli ha risposto: e chi c'è mai stata all'università? Lei si assume la responsabilità, non dà la colpa al suo staff. Sono tutti laureati loro, perché nel 90 è uscita una legge che se studiavi ti laureavi. Ma lei non ha mai fatto domanda. Basta, storia chiusa. Andiamo avanti. Può dirci di chiamarla buona politica? Quindi la chiameremo anche buona politica oltre che ministra. Sta di fatto che tra i docenti che avevano arrestato c'era anche un ministro. Vedete cosa succede ad avere ministri laureati? La Fedeli è la prova vivente che si può essere una buona ministra anche con una licenza media truccata. Perché la Fedeli ha truccato anche la licenza media. Ma non dà la colpa allo staff, anche perché non erano neanche nati. Storia chiusa. Andiamo avanti. Allora, perché la Fedeli ha firmato un decreto che si può tenere lo smartphone nelle classi? Perché molto probabilmente se avessero avuto gli smartphone nelle classi ai suoi tempi, almeno le elementari poteva finirle. La Fedeli non ha finito nemmeno le elementari, perché le ha finite prima del 90, dove hanno equiparato l'asilo alle elementari, ma lei non ha fatto richiesta perché è determinata. Può dirci di chiamarla equiparata? Quindi la chiameremo ministra buona politica ed equiparata. Un anno di meno alle medie e ai licei. Perché la Fedeli lo ha proposto? Perché quello che si può fare in 5 anni si può fare anche in 4. E lei, che ce ne ha messo 21, qualcosa ne sa. Ma andiamo avanti, guardiamo oltre. Ora però il governo è cambiato. E cosa starà facendo ora la Fedeli? La Fedeli ha fatto un volo dalle scale. Ma siccome nel 90 è uscita una legge che un volo del genere viene equiparato a un brevetto di volo, pensava di diventare pilota di Boeing. Può dirci di chiamarla comandanta?